Nell'ultimo raid che ho fatto sono stato veramente fortunato. Infatti sono riuscito a droppare il mille voci. Eh già, l'ho trovato proprio io. A parte gli scherzi, volevo ringraziare Sonic per avermi prestato il suo account, dato che lui ha trovato il mille voci, tacci sua. Vi ricordo che lui è uno dei gestori della pagina Destiny 2 Italia, pagina con la quale a volte collaboro, quindi andatevi a mettere mi piace. Oh cazzo, tripla così dal nulla, io ne ho visti solo due e alla fine è morto pure un terzo a caso. Ok, no, niente, devo abituarmi alla carica di quest'arma che è un po' strana. E 100, no, no, no. Siccome l'arma comunque è pesante, non riuscirò sempre a usarla, quindi userò anche altre armi, però campererò le pesanti per prenderle. Le riprendiamo? Le riprendiamo! Double? Double! Un'altra double? No! Come si usa quest'arma? Allora, innanzitutto si spara verso un bersaglio e poi si comincia a draggare verso il lato cercando di prenderne tanti altri il più possibile. Questo perché? Perché quest'arma rilascia un raggio mortale che però esplode a scoppio ritardato. Per cui, usando questo metodo, si può uccidere più persone con un singolo colpo. Questo invece è il fucile impulsi del Raid, che è veramente molto molto buono. Ci ha fatto un video anche Luca. E Sonic l'ha trovato con Cerca Teste, che è un buon perk. Io l'ho trovato con Autofuoco. Le pesanti sono solo mie in questa partita. Lui muore. Lui muore. No, lui è scappato. No, 5 secondi alle pesanti. No, 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 no. Aspetta, mo' li uccido tutti così mi lascio a terra le pesanti. Ecco qua. Ma dov'è? Ma dov'è? E se esplodi, potere del Raid. Lui col pompa. Anche lui col pompa. No! Ah. Oh, ma io ho fatto l'impresa del Luna Saul. Ma prego, 10 secondi. Corri, Forrest, corri! Più calma, dai. Comunque, per trovare quest'arma cosa dovete fare? Una cosa semplicissima, veramente istantanea. Dovete semplicemente completare il raid. E non basta fare solo lo step del cuore di Riven. Bisogna anche fare Riven stesso, che ti dà la chiave per aprire la cassa, altrimenti niente drop. E poi comunque forse riuscire a trovare quest'arma, perché non è assicurato, ha un drop rate a quanto pare bassissimo. Per cui cominciate a incrociare le dita quando scegliete la vostra cassa da aprire. E presi? Ah, quello no, non l'ho colpito. Vi prego, proteggetele! Proteggetele solo per me! Io penso a lui, io penso a lui! Ci siamo? Ok? Ok? No, c'è un altro? No, un altro ancora! Dai! Ma no, ma sono cascato. Ma, oddio, quando risaliamo. Oddio. No, ma dai, me l'ho pure salvato. Ma com'è possibile? Ma la ringhiera. Le ringhiere. Voi per piacere esplodete con la super. E riabbiamo le pesanti. Anche te esplodi finalmente. E... ok, perfetto, ho ucciso quello che non aveva la super, che neanche avevo visto. Con quest'arma uccidi persone che non vedi. Adesso le pesanti di nuovo, ultima volta. Sono sicuro, sono là in fondo mappa come al solito, me lo sento. Eccole, uno. E finisce, ma doppia finale, mamma mia, doppia finale. Boom, 40 uccisioni con fusione a caso, armi a caso, GG.
Quindi questo era il mille voci, l'arma esotica del raid, un'arma veramente fighissima. Se volete ottenerla, ahimè, dovete impegnarvi, salire di luce e affrontare il raid. Ringrazio ancora Sonic per l'account. Vi ricordo, in descrizione, Destiny 2 Italia, la pagina Facebook, mettete il mi piace. Trovate anche tutti i miei link ai social se vorreste seguire. E niente, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi se ancora non siete iscritti e noi ci becchiamo con un prossimo video.